Ciao a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente rivoluzioniamo la mia makeup collection, quindi vedrete dalla costruzione del mobile. Vi ho ripreso anche una piccola parte di decluttering, quindi spero vi faccia piacere, anche se come sempre ho avuto i soliti problemi con la videocamera. Detto ciò, io vi lascio al video. Ovviamente presto arriverà anche la makeup collection quando finirò di sistemare tutto bene com'è nella mia testa. Buona visione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto cosa mi consigliate di prendere magari per dividere tutto al meglio. Step 1, sono appena venuti a portarmi i mobili, ovviamente in ritardo, ma dettagli. Quindi qua ci sono i cassetti, che sono 6, 5, 6 qua dietro. Questa qui è la PAX e questo qui è il cassetto estraibile, che praticamente è come questo qui che io ho. E anche queste devo andarle a comprare in negozio, che sono i ripiani, quelli classici, perché anche questi non so perché non erano disponibili per l'acquisto online. Però sono molto semplici da montare, quindi posso anche poi farlo successivamente da sola. Adesso IKEA si affida a questa società che si chiama Tasket Rabbit, che funziona un po' come un globo, cioè voi fate la richiesta del montaggio, scrivete l'indirizzo, tutte le cose, e poi la prima persona che accetta, insomma, vi viene a montare i mobili. Montare la PAX da sola era un po' too much per me, finché sono cassetti o cose piccole, sì, però in questo caso, ecco, preferisco me lo fa qualcuno che lo sappia fare. Quindi sto aspettando questa signora, che si chiama Simona, che venga appunto a montare il tutto. Allora, diciamo che sono appena andati via chi? e Chi? quelli del Ma se l'ho montaggio. montato io! Eccolo qui, ragazzi. Oddio, non mi sembra vero. Devo un attimo farci l'occhio. Vai, Valletta, Allora, signora, illustraci. abbiamo quattro cassetti a vetro che Ok. si estraggono in questo modo. Poi Perfetto. abbiamo un ripiano dove metteremo Sempre estraibili, tutte le perfetto. first lashes. Le È così la lashes. pronuncia, first lashes. Perché first, però? I'm sorry for my I'm clothes. sorry for my E poi questi due classici, normali, lineari. da battaglia, insomma. Giusto. Ti Per nascondere. piace? Ti Piace? piace, amore di Sì, Sia? e ora Sì? pulizia. Abbiamo provato a mettere qua tutte le ciglia fitte, guardate che figata! Quando ve ne serve una venite qua. Quale prendo? Oddio, non lo so. Queste le Regina Già. George? Cioè, poi precise ci stanno. No, questa spostala però, non lo so, mettila da qualche parte. E ora dobbiamo, boh, devo capire come mettere qua. E abbiamo fatto una piccola prova con Julie che si è dilettata a fare, insomma, un po' di cosine. E alla fine abbiamo detto questo che io avevo nel reparto gioielli del mio armadio, mettiamolo qui, perché ho visto che anche su YouTube fanno spesso questa cosa, ed almeno è diviso più o meno, no? Però rimane piatto e non si vede ed è cascato tutto. Vai. In ordine, ovvero primer, fondotinta, correttore, A step, cipria, ok. terre, Poi blush illuminante. illuminante, Lei capirai. Ovviamente il primer qua e il correttore qua, cioè no. Quindi adesso devo passare da IKEA a comprare altri di questi. Le mensole le voglio Il mettere qua vetro, e il vetro sopra. Tornata da IKEA, ho preso tre compliment. Queste qua sono i ripiani con il vetro sopra. Praticamente non hanno più quelli normali, non sono più disponibili. Quindi ho detto li prendo tutti in vetro e via. E poi ho pensato di prendere un altro. Dov'è il nome? Non lo so, l'etichetta sarà di là. Comunque, un altro di questi ripiani estraibili, fatti in questo modo. Ci posso mettere le palettine, quelle singole, piccole. Purtroppo da IKEA non vendono più questo divisorio trasparente, ma ne vendono un altro fatto tipo in feltrino grigio, che però non è più disponibile da nessuna parte. Quindi in sostanza dovrò aspettare che sia disponibile per poterlo prendere e per poter organizzare tutto. Per adesso mi metto a cercare di montare queste cose, vedo se riesco da sola, altrimenti aspetto dopo pranzo che torni mio padre. È stato un parto a 3 gemellare, ma ce l'ho fatta. Ho montato tutto, queste tre mensoline qua ho messo un po' di cose per giusto per capire l'altezza. Quindi il montaggio è finito. Adesso ovviamente arriva poi tutta la parte della sistemazione, decisione soprattutto e decluttering, perché ci sono anche alcune cose che ovviamente devo togliere, tant'è che il decluttering verrà incorporato a questo stesso video che state vedendo adesso. Almeno accorciamo i tempi, abbreviamo il tutto.
direi che il decluttering dei rossetti è stato abbastanza fruttuoso, no? Guardate quante cose ho tolto. My strawberry Ovviamente stava andando tutto bene finché non è successo che mi si è spenta la macchinetta e non me ne sono accorta. Ho declutterato tutta la parte degli ombretti e delle cose occhi più o meno. Ho riempito alcuni cassettini qua con le cose. E diciamo che direi che siamo proprio a buon punto. Quindi sì, sarà ardua la cosa. In realtà non ne devo declutterare nessuna, credo, ma staremo a vedere. Allora, in teoria la mia idea era quella di mettere le palette nel cassetto, però secondo me mi troverò meglio a usare la colonnina che sto usando anche adesso, quindi faccio giusto una veloce pulizia. Intanto ho già tolto queste tre e vediamo. Anche il bottino delle palette.